Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai repousar. Timbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaê, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver. Trovati con l'appuntamento quindicinale con GreenSat Radio, il vostro satellite verde. Nato dalla collaborazione tra Argalazio, Abruzzo e Molise, i giornalisti agroalimentari e ambientali della FNSI e l'Associazione dei Consumatori Contribuenti Abruzzo. In studio Claudia Fioriti, opinion leader Donato Fioriti. Salve a tutti. Oggi è con noi in studio anche la mia migliore amica Giada Perrucci. Ciao, che Giada. Salutiamo, ciao Giada. Oggi Giada è tornata recentemente proprio da Bologna dopo aver preso il suo 30 in diritto privato, quindi le facciamo i nostri auguri. Le nostre congratulazioni. Beh, un breve inciso ci vuole, perché diritto privato, prima dicevamo a microfoni spenti, si dice mezzo avvocato, quindi prendere 30 l'alma mater di Bologna in giurisprudenza a diritto privato è veramente un'impresa. Ricordiamo che siamo sugli 87.6 MHz di Radio Speranza in Blu, la radio della diocesi metropolitana di Pescara Penne. GreenSat Radio va in onda ogni sabato alle 11.03 e in replica sempre al sabato alle 17.30 e lunedì alle 21.30 su Radio Speranza in Blu. GreenSat è anche television e va in onda ogni mercoledì alle 22.30 e in replica il giovedì alle 13.20 su Sky 858, TRSP e canali digitali collegati. Partiamo ora con le nostre news, le nostre affacciate di finestra dal sito online Garantitali. Il Senato approva la definizione e le norme per la birra artigianale. Finalmente è chiaro che cosa sia la birra artigianale. Nel collegato agricoltura, il provvedimento appena approvato dal Senato con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare l'attività agricola, si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e microfiltrazione. Ivan Borsato, recentemente eletto presidente dei birrifici artigianali del Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, commenta con soddisfazione: si sono poste le basi per la qualifica di una birra artigianale che in questo modo si prepara a diventare un brand sinonimo di qualità, in virtù non solo delle materie prime, ma anche e soprattutto del metodo di lavorazione. Ma proprio perché siamo convinti che sia il processo produttivo che faccia la differenza, ci sarebbe piaciuto che venisse enfatizzata e maggiormente valorizzata proprio la lavorazione manuale. Non a caso il successo che stanno riscuotendo i microbirrifici artigianali italiani sta proprio nella nostra vena artistica, che ci viene riconosciuta a livello internazionale. Anche in questo settore noi italiani abbiamo introdotto la creatività declinata non solo nel prodotto, ma anche nella sua etichetta o nel packaging, sino ad un approccio atipico a questo fantastico mondo del luppolo. Resta aperto il problema della microfiltrazione. Vi sono processi necessari, spiega Borsato, nel caso si voglia un prodotto stabile, longevo e conservabile. Tutte le caratteristiche necessarie che si vogliono riscuotere per far ridurre le contestazioni sul prodotto, soprattutto se spedito all'estero e quindi sottoposto allo stress del viaggio. Su questo fermiamoci un attimino, Claudia, perché abbiamo dei percorsi di birra artigianale veramente importanti in Abruzzo, ma soprattutto in provincia di Pescara. Noi come trasmissione GreenSat su Sky 858 e TRSP l'abbiamo riportato più volte, e soprattutto il processo di produzione della birra artigianale. Chi volesse può trovarlo sul nostro canale YouTube o sulla nostra web TV Alter News. E abbiamo fatto alcune trasmissioni in cui siamo andati a ripercorrere proprio il percorso artigianale della birra, poi con una particolarità anche su una birra che ha vinto anche dei premi. Però è importante capire come nasce la birra artigianale e quando è artigianale. Ecco, se in questo possiamo essere utili, chi lo volesse può andare sul canale YouTube Alter News oppure sulla nostra web TV Alter News. Cambiamo argomento, passiamo alla mancata ratifica dell'Unione Europea del CETA che tradisce l'Italia. La Commissione Europea ha deciso di lasciare ai parlamenti dei singoli stati nazionali la scelta di ratificare o meno il Comprehensive Economic and Trade Agreement, cioè l'accordo di libero scambio tra Unione e Canada. Il trattato, le cui negoziazioni si sono concluse 2 anni fa, eliminerebbe così il 98% delle barriere commerciali tra il paese nordamericano e l'Unione, e sarebbe una componente estremamente importante per le esportazioni dell'intero comparto agroalimentare Made in Italy, con in testa il vino. Alla non scelta europea ha immediatamente reagito il presidente di Federalimentare Luigi Scordamaglia.
Il rischio è che tutto salti se anche uno solo dei parlamenti votasse contro, magari per atteggiamenti populistici. Sarebbe un grave danno per la tutela dell'eccellenza agroalimentare italiani, in quanto per la prima volta un trattato aveva individuato importantissimi strumenti di difesa dalle nostre DOP e IGP, in un mercato simbolo come il Canada. La Commissione europea in questo modo esprime un ulteriore segnale di debolezza e di inconsistenza, e ancora una volta non si assume la responsabilità di ratificare l'accordo che essa stessa ha negoziato, e preferisce addirittura declinare qualsiasi responsabilità e delegare ai parlamenti nazionali la ratifica. Un'altra occasione sprecata, conclude Scordamaglia, per dimostrare al mondo che l'Europa gestisce la globalizzazione, non la subisce. Anche su questo ci dobbiamo soffermare un attimo, perché proprio oggi c'era un'intervista radiofonica a Radio 1 da parte dell'europarlamentare Castro, che parlava appunto di questo e della ratifica necessaria da parte dei parlamenti europei. Ci sarà una moral suasion in questo, quindi anche se sono stati costretti a delegare poi ai parlamenti europei per la ratifica, si è sicuri che nel giro di un anno e mezzo, questa ci sarà e quindi sarà anche importante. Torniamo invece a parlare del vino, che c'è un passo avanti per semplificare la legge italiana proprio sul vino. Parere favorevole della Commissione Bilancio della Camera sul intanto testo tu bevi unico vino. Per il vino. No, qualche volta in compagnia. Compagnia di Giada, Giada lo beve? Giada beve un bicchiere di vino? Ogni tanto. Ogni tanto, ok. Hai qualche preferenza? Montepulciano d'Abruzzo. Bravissima, ecco, questo dovevi dire. E non era preparato, eh? Montepulciano d'Abruzzo è anche sponsor del Pescara Calcio. Ecco. Perché noi nel Pescara Calcio e abbiamo chiuso abbiamo il cerchio. Parere favorevole della Commissione Bilancio della Camera sul testo unico per il vino. Si tratta di un testo organico suddiviso in 8 titoli e composto da ben 89 articoli. L'obiettivo è quello di snellire la parte burocratica per gli imprenditori del settore, attraverso l'alleggerimento degli adempimenti, l'allineamento ai processi di produzione enologici europei e il riconoscimento del vitigino autoctono. Il testo è stato approvato dopo alcune settimane di approfondimento con i ministeri competenti sulla destinazione delle sanzioni e sui profili di possibile contrasto con le normative comunitarie. La relatrice per la Commissione Bilancio, Susanna Cenni, del PD, spiega: la norma che ha ricevuto oggi il via libera dalla Commissione Bilancio della Camera propone la semplificazione e la razionalizzazione della normativa del settore vinicolo. Un patrimonio nazionale da salvaguardare oltre che da incentivare, all'interno di una strategia di promozione e crescita del Made in Italy, che incrementa l'export dei vini italiani, puntando soprattutto sulla qualità e sulla sicurezza. Si tratta di questa di una buona riforma condivisa che semplifica dal punto di vista burocratico la vita alle aziende e tutela anche un settore come quello vitivinicolo che vale più di 14 miliardi di euro. Altra notizia, passiamo invece al futuro dell'extravergine, che è la spremuta. In occasione del suo 50° compleanno, il Consorzio Nazionale degli Olivi Viticoli ha lanciato un messaggio importante ai propri associati. D'ora in avanti l'extravergine d'oliva dovrà sempre più puntare sulle differenziazioni per superare l'impasse dei mercati e nei prezzi. E possiamo dire che si potrà garantire ai produttori un valore aggiunto da almeno 1 miliardo di euro. Attualmente, nonostante i segni positivi dell'export e un fatturato da 3 miliardi di euro l'anno, il comparto è in sofferenza, in quanto i margini di reddito sono esigui. Negli ultimi mesi poi si è raggiunta l'infestazione, che pesa per milioni di euro, e il salto di qualità, ha detto proprio il presidente nazionale Gennaro Sicolo, lo faremo producendo e promuovendo gli oli extravergine d'oliva monovarietali, probabilmente tra 50 anni. Probabilmente tra 50 anni dire olio extravergine d'oliva sarà come dire vino, quindi una definizione generica che non dà connotazione al prodotto. Beh, dopo questa notizia ci fermiamo un attimo per un breve stacco musicale e torniamo sempre qui con Greensat Radio.
so. Una ragione vera non c'è, lei era bella però. Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Torniamo di nuovo in studio, sempre su Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, frequenza 87.6 MHz. Ricordiamo il portale che è www.radiosperanzapescara.it. L'indirizzo di posta elettronica è radiosperanza@diocesipescara.it. La radio ha bisogno del sostegno di tutti. Inviate le vostre offerte, se potete, sul conto corrente postale 161-26658, intestato a Curia Arcivescovile di Pescara Penne, Piazza Spirito Santo 5, 65121 Pescara, specificando nella causale Radio Speranza. Ricordate che siamo su Facebook alla pagina Radio Speranza, su Google Plus e YouTube al canale Radio Speranza Pescara. Ricordiamo anche i dati di questa trasmissione, che è GreenSat sul portale www.greensat.eu, il portale associazione dei consumatori che è www.contribuentiabruzzo.it e la nostra mail press@gmail.com. Torniamo adesso con le nostre notizie, ma prima è Donato una domanda per te. Allora, ieri come associazione dei consumatori avete fatto una denuncia sulla pirateria informatica, ce ne vuoi parlare? Sì, è un problema che spesso ricorre, però in questi ultimi tempi, in modo particolare in questa settimana, 10 giorni, in modo veramente pressante. Addirittura una collega di un quotidiano, direttrice di un quotidiano online, ha avuto la sua testata giornalistica oscurata per un paio di giorni, con delle scritte inneggianti all'ISIS e delle immagini che inneggiavano addirittura a una bomba su Israele. Ha fatto ovviamente la sua denuncia in questura, perché in quel caso non è stato possibile la polizia postale. Noi quello che consigliamo è di farlo sempre alla polizia postale quanto è possibile. Sono stati parecchi furti di account di Facebook, di LinkedIn, coloro che poi ne hanno approfittato magari per mettere dei banner anche per pochi centesimi, aprire più punti telematici, e che hanno così sfruttato dal punto di vista economico, quando non li hanno utilizzati proprio per carpire dei dati. La cosa che viene consigliata dai tecnici è quella di cambiare le username e le password a seconda degli indirizzi telematici e di quello che utilizziamo per l'e-commerce, ad esempio, o per LinkedIn o per Facebook, in modo tale da non avere la stessa sempre username, stessa password. Pensa che nelle aziende addirittura questi le fanno cambiare ogni mese, e anche una grande azienda nazionale ha lanciato questo allarme all'interno proprio dell'intranet aziendale, dicendo che c'erano questi problemi e quindi invitando a questa attenzione, quindi a maggior ragione anche all'esterno. Molte volte c'è anche una password in più aggiuntiva, quindi oltre alla password che tu metti ad esempio a Facebook o social network, possiamo dire che quando vai a digitare la password, in un secondo momento ti richiede una seconda password che ogni volta è diversa, quindi tu ogni volta devi andare a digitare. E quella può essere benissimo una garanzia. Ecco, bisogna essere molto attenti, perché noi pensiamo di essere magari su un canale virtuale tranquillo. Una cosa particolare
poi che ha colpito anche i Mac, il computer di procedimento Macintosh, che in genere non prendono i virus, perché la maggior parte dei virus sono tarati per i Windows, che sono quelli che adopera la maggior parte della popolazione, tranne negli Stati Uniti, dove avviene il contrario, la maggior parte adopera i Macintosh. Ci sono dei malware per i Mac che provengono anche da siti importanti, conosciuti, e quindi a cui uno accede tranquillamente, e questo è un grave problema, perché uno pensa di essere in sicurezza e invece non lo è. Quindi bisogna essere sempre molto attenti, accorti quando si va su internet. Anche uscire sempre, una volta che tu apri la pagina, digiti il tuo username e password, una volta che hai finito di fare quello che devi fare, conviene sempre uscire, in modo che non si salva la password e non rimangono registrati i dati. Passiamo ora, sempre parlando di falsi, passiamo a parlare di un'industria che falsificava le magliette del calcio italiano. Un vero e proprio stabilimento del falso gestito da due italiani è stato proprio scoperto dalla Guardia di Finanza di Genova nell'ambito di un'indagine che aveva condotto negli scorsi mesi al sequestro di migliaia di magliette contraffatte. In questa fase dell'operazione sono state sequestrate circa quasi 3.000 magliette con loghi contraffatti, non solo di squadre di club della Serie A italiana, ma anche della Premier League inglese e della Nazionale italiana. Dopo i primi sequestri, le indagini erano proseguite per risalire lungo alla filiera del falso e individuare le fonti di produzione delle contraffazioni. Perquisizioni in provincia di Genova e di Bergamo hanno portato poi all'individuazione dell'opificio di produzione, e qui sono stati sequestrati circa 11.000 cliché monouso a caldo proprio per il confezionamento di altrettante magliette. Sono state sequestrate anche due presse a caldo e un plotter. Insomma, diciamo che questi due cittadini italiani sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per i reati di ricettazione, introduzione, produzione e commercializzazione dei prodotti con segni falsi. Passiamo a parlare di pirateria informatica. Mister Ma e l'inutabilità dei falsi. Ah, Donato, secondo te la pirateria informatica è un fenomeno molto diffuso? È un fenomeno molto diffuso, ne abbiamo parlato appunto un attimo fa. Lo so che ti sei sbagliata con la notizia, ma non è successo niente, ti preoccupare, ce l'abbiamo una, no, perché era lunga, no, diciamolo, no, era diciamolo lunga. Perché magari dall'altra parte non si sa, era una notizia lunga, i tempi stringono, allora dobbiamo stringere anche la notizia. Un'altra notizia, e andiamo quella con sull'Arca la Mellunaga, che è proprio la presenza in Abruzzo del segretario nazionale Zalambani. Sì, perché pochi giorni fa c'è stato un evento importante, abbiamo portato la nostra presidenza nazionale giornalistica dell'agroalimentare, ma non tanto questo l'evento quanto abbiamo avuto modo di interloquire poi con l'assessorato regionale agricoltura, l'ambiente e quant'altro. Ci siamo messi a disposizione per dare un'informazione ai cittadini puntuale, coloro che lavorano nel campo dell'agricoltura e dell'ambiente, perché anche tutte le opportunità che vengono dall'Unione Europea, se non conosciute in tempo giusto, io direi quasi in tempo reale, con le dovute note per accedere ai finanziamenti europei, vanno sprecate, e i momenti come questo in cui la regione non ha fondi endogeni ma solo quelli esogeni che provengono dall'Unione Europea è importantissimo. Pensate che molti soldi tornano indietro all'Unione Europea per mancanza di progetti o progetti non adeguati, quindi è importantissimo, questo abbiamo cercato anche di spiegare, abbiamo trovato collaborazione da parte degli enti istituzionali, di informare in modo più possibile stringente attraverso le aziende, adesso hanno per legge la PEC, anche con delle newsletters, dei siti informativi e quant'altro, che permettono di accedere ai fondi europei per le nostre attività di carattere agricolo e di carattere ambientale. So poi, che recentemente ha inaugurato proprio una sede a Chieti. Infatti, al termine poi di questa lunga maratona istituzionale, abbiamo inaugurato una sede teatina nell'ex caserma Pierantoni, che è anche sarà un altro momento di ritrovo e di appoggio per la popolazione, perché c'è anche la sede dei consumatori, rispetto alle necessità che hanno quotidianamente i cittadini, ma anche rispetto a tutte le opportunità di carattere informativo che si possono creare. Stasera poi alle 20.35 ci sarà proprio la puntata? Sì, stasera su Sky 858, TRSP, TRSP Più e Agora TV ci sarà proprio la puntata con le interviste, un bellissimo servizio fatto dai nostri colleghi della redazione romana, Cristiana Persi e Roberto Ambrogi, su queste visite istituzionali. E domani sarà in replica alle 13.30 e la prossima settimana manderemo in onda invece il servizio sulla inaugurazione della sede teatina.
Bene, siamo giunti al termine delle nostre notizie, quindi radioascoltatrici e radioascoltatori, ci diamo appuntamento alla prossima volta e mandiamo un cordiale arrivederci da Claudia, Donato e Giada, la nostra ospite d'eccezione. E approfittiamo, ecco, un attimo la regia, Giada, facciamo gli auguri anche a Claudia, che pure lei ha preso 30 a filosofia. Ah, auguri a, a Claudia. Timbalaiê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaiê, toda vez que ele vai repousar. Timbalaiê, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaiê, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver.